Olivia è toccata nella cucurbitacea, cioè, se apre la pasticceria qua giù, e allora... Chiudi quello stupido becco. Io farei un chilometro a piedi pur di gustare i pasticcini di Olivia. Ah, sì, ghiottone podista, marcia pure a pedagna. Grazie per essere venuto a darmi una mano per l'inaugurazione, Bruto. Ma dov'è il braccio di ferro? Fa il podista forzoso. Ti eri perduto il sidecar, amico. Quel braccio di ferro mi fa girare. Mentre io vado a chiamare i mezzi busti della TV, voi preparate i dolcetti. Agli ordini, Olivia. Non mi gusta che vengano tutte col buco. E poi si sono sporcate, guarda. Correggetemi se mi sbaglio, ma sto perdendo la pazienza. E guarda un po' se ci vieni meglio tu col buco. Cioccolata, lampone, vaniglia. Ne farei una scorpacciata. Ehi, la vuoi smettere? Non mi piaccio farcito. Gli ricambierò ciambelle per focaccia, la vedremo. Vediamo un po' come si fa. Rompere una dozzina di uova. Ah, scordo che l'occhio non è in guardia, lo sistemo punto e virgola. Un sabotaggio. Ehi, dolce mammoletta, dammi una mano. Anche due. Ecco qua, frulla e impasta mentre preparo il forno. Capperi, sto andando fuori giri. Me fermo presto te, intubato. Certo, mi sento un po' intubato. Vatti a stubare fuori, Pinocchio, avre boire! No! Comincio ad avere qualche sospetto. Forse vorrà giocarmi un tiro. Adesso pasticcio un po' di leccornie e Olivia mi spiaccica un bacio. Rompe le uova per fare la pasta. Un pugnetto di lievito. Ah, e la farina. Mi serve un sacco di farina. La delizia fatta pasta. Ah, Olivia resterà col becco aperto quando io gli sforno tutto uno sformato di formette formato da me. Pensate a tutta la pubblicità che avrete venendo alla mia inaugurazione, signor sindaco, e pensate alle polpettine che preparerò per voi. Ci penso e ci ripenso. E che cosa aspettiamo, eh? Mi hanno incucinato. Capperi! E Olivia, devo liberarmi le membra. Mi pappo gli spinaci. Già di nuovo in circolazione, ti sei goduto il fuorigiri? E io ti contraccambio la godoria. Che c'è in cottura? Mi sembra cemento troppo lievitato. Capperi marinati, Bruto ha messo il cemento al posto della farina. Olivia ci può restare impastata. Bisonte, fatti un po' compressore.
Ingrano la marcia, dobbiamo spianare la strada. E ti faccio congratulazioni, Zuccone. Grazie alla tua ricetta, Olivia ha una strada tutta nuova che porta alla sua pasticceria. Sono indignata, Sindaco. Il municipio dovrebbe aggiustare le strade, è una vergogna. Mi dispiace, Olivia, non ci sono fondi. I quattrini ci bastano appena per rifornirci di panini. Una strada nuova di zecca. Non abbiamo sbagliato città. Devo dare una sistematina al locale di Olivia. Miss Olivia ha reso un ottimo servizio alla comunità. Non solo ha pavimentato una strada senza alcun costo per la città, ma la sua pasticceria costituirà una meravigliosa attrazione per frotte di turisti. Congratulazioni, vi nomino cittadina dell'anno, Miss Olivia. Oh, braccino di ferro, la mia pasticceria è tutta bella e buona. Mi guasta solo quella decorazione sul tetto. Sono desolato, Olivia, ma anche Bruto doveva fare la sua parte, no? Ridi, mica tutti hanno il fisico da Cupidio. Lo sai che cosa mi fa più gola di tutta la mia squisita pasticceria assortita? Ah, sì? Cosa ti fa più gola? Il mio caro marinaio Bartolo.